Torna la rassegna presepiale Le mani del quartiere, anche quest'anno organizzata dal gruppo sulla scia della cometa, che coinvolge famiglie, attività lavorative e scuole di Torre del Greco. Oltre alla sede storica di Santa Maria del Carmine, dove sono esposti i presepi di Antonio Sorrentino, Enrico Scigliano e Salvatore Langella, ci sono anche i presepi realizzati dai bambini dell'Istituto Don Bosco d'Assisi. Così anche nella chiesa di San Giuseppe alle Paludi, insieme ad un presepe di Salvatore Langella. Come ogni anno, anche quest'anno nella comunità qui del Carmine si sono realizzati questi presepi, come ben vedete, con le mani nel quartiere. È il tema, è il titolo proprio di questa iniziativa. E come vedete questo presepe che è stato fatto da Antonio Sorrentino insieme ad altri amici come quelli dei bambini della scuola San Francesco d'Assisi, Don Bosco, e dove hanno un tema. Vedete, c'è questo bellissimo mando dal color celeste che avvolge la Madonna e Maria che ci avvolge nell'amore del suo figlio Gesù Cristo, e dove indica proprio il senso della famiglia, come la famiglia che avvolge l'amore dei propri figli. È proprio il tema di quest'anno, così infatti c'è anche uno scritto, grande significato di questo presepe, come questo, come anche quello di Enrico Gigliano, del dottor Langella. Quello di Enrico Gigliano è proprio un presepe napoletano, tutta questa grande scena, e poi questa bella immagine di San Giuseppe e la Madonna, ancora il grande significato della famiglia di Nazareth, e dove abbiamo voluto realizzare proprio questi presepi per dare un grande significato alla nascita di Gesù Cristo, perché come noi sappiamo il presepe deve stare al centro del Natale, perché senza il presepe non è Natale, perché tutti ci fermiamo a contemplare la bellezza di questo bambino che è venuto in mezzo a noi, di questa creatura così tenera. Natale non è una magia, non è una favola. Natale è un mistero d'amore, perché Dio si è fatto amore. E allora ancora una volta, questo è il mio augurio, che tutti possiate venire a vedere, a contemplare la bellezza di questi presepi, specialmente quelli dei bambini che stanno proprio all'ingresso della chiesa. Hanno voluto realizzare proprio, ecco, l'arte, hanno messo insieme tanti pezzi per realizzare il dono del presepe. Auguri di un buon anno a tutti voi. La rassegna continua nella Basilica Pontificia di Santa Croce con un presepe di Antonio Sorrentino. Le altre chiese coinvolte sono Santa Maria di Porto Salvo, Santissima Annunziata, Sant'Antonio di Padova, Sant'Antonio Brancaccio, Santa Maria del Pianto, con i presepi di Anna di Donna, Antonio Sorrentino, Enrico Scigliano, Michele Turo e Salvatore Langella.